tutti, sono Barbizzone. Questo video a tema una mamma per amici. Visto che sta tornando una nuova stagione, anche se sono solamente 4 episodi, però va benissimo, va benissimo, va benissimo. Volevo parlare con voi delle mie aspettative, delle mie speranze, cosa voglio per Rory e Lorelai. Insomma, parlare così da vera fangirl. Fatemi sapere che cosa vi incuriosisce, cosa sperate accada in questa stagione. Io vi parlerò delle mie speranze e soprattutto quale team siete? Team Dean, Team Logan o Team Jess? Questa è una scelta molto importante. Spero che in questa stagione ci sia finalmente giustizia per il personaggio di Rory. Perché sinceramente nelle vecchie stagioni, come era finito una mamma per amica, era stato veramente una delusione. Il suo personaggio si era evoluto in una maniera totalmente incomprensibile. Rory è sempre stata uno spirito libero, un po' tipo sua mamma, ma più assennata. E nella serie la sua relazione con Logan l'aveva letteralmente rivoluzionata a livello di personaggio ed era diventata tipo, non lo so, tipo sua nonna. Insomma, Rory è molto di più che una poraccia che si vende per una Birkin. La sua relazione con Logan l'aveva letteralmente trasformata in qualcosa che Rory non è mai stata. L'hanno trasformata tipo una mezza specie di first lady, ma Rory è una che ha sempre voluto diventare presidente, non una first lady. Sinceramente, nella nuova stagione io sì, spero veramente che Rory torni a diventare quella là che non scendeva mai a compromessi, che sì, ci teneva proprio a rimanere a se stessa e non è che cambiava semplicemente perché non si sentiva accettata da qualcuno. Insomma, non voglio che diventi la moglie di un ereditiere che stia a casa e si ubriachi. Cavolo, voglio la Rory di un tempo. E sinceramente, diciamocelo, io preferirei che ritornasse con uno dei suoi fidanzati storici. Un nuovo personaggio che rubi il cuore di Rory in solamente 4 puntate non ce la farei, cioè non lo accetterei, no. E qui inizia il grande discorso. Allora, voi che team siete? Per chi fate il tifo? Per Dean, per Logan o per Jess? Io, se mi conoscete, sapete benissimo qual è il mio team, però parliamone. Iniziamo subito da Dean, il ragazzo storico di Rory. Sinceramente Dean è la solita acqua cheta che rompe i ponti. Dean è stato il fidanzato di Rory, che era tutto carino, delicatino, poverino e tanti ninini. Sembrava veramente il classico bravo ragazzo che uno dice, salutava sempre. Il Dean secondo me è anche quasi peggiore di Logan, è letteralmente uno stronzo. Che era tutto carino con Rory di qua e là, poi puff, ha rosicato una cifra, si è sposato con una paesana qualsiasi e come se nulla fosse ha fatto sesso con Rory tradendo con nonchalance la moglie. Ecco il bravo ragazzo, che secondo me Dean è uno stronzo. Prima era tanto carino, però alla fine ha un po' rosicato, ha visto che Rory non era fatta per rimanere lì nel paesello come una poraccia qualsiasi, ma poteva ambire di più, quindi ha rosicato. Un po' come quei ragazzi che devono per forza rovinare tutto perché vedono che magari la ragazza con cui stanno ha più successo di loro e quindi rosicano da morire e la vogliono sabotare. Esattamente la stessa cosa. Quel solito bravo ragazzo, belloccio, che non sembra neppure particolarmente sveglio, ma in realtà non è nemmeno sveglio, è semplicemente egoista. Secondo me Dean è un po' il classico ragazzotto di paese, quelli là che o stanno nel paese in cui voi andate in estate oppure che vengono lì nel paese dei loro genitori l'estate e voi vivete nel paese. Quei classici ragazzi che sembrano pure un po' stupidotti, quindi nemmeno credi che possano tradirti o roba così perché sembrano troppo stupidi per effettivamente tentarci con le tipe e riuscirci a ottenere qualcosa. In realtà è proprio lì che vi fregano, perché in realtà sembrano così stupidi, però sono talmente viscidi che poi magari anche con le prove davanti negano qualsiasi cosa, perché non hanno mai il coraggio di prendersi le responsabilità delle loro azioni. Quindi vai Dean, insegna agli angeli a ingannare giovani studentesse di Yale con un QI che tu non raggiungerai mai. Poi c'è Logan, iniziamo a parlare di Logan. Allora, io non l'ho mai trovato sopportabile, è sempre stato totalmente insopportabile per me. Mi è sempre sembrato quel genere di tizio che se ti trovasse sul mercato nero, non lo so, ti comprerebbe e ti rivenderebbe tempo zero. Logan è proprio quel genere di tizi che sicuramente li avrete conosciuti, magari sarete usciti almeno una volta con loro. Sono quei tizi vigliacchi, però non quel tipo vigliacco nel senso timidino che si vergognano di dire che gli piace o roba del genere, ma tipo quei tizi che fanno un casino, tipo spaccano la macchina e ti danno la colpa a te. Molto spesso hanno questi genitori straricchi che gli perdonano qualsiasi cosa, però nonostante tutto loro hanno questi casini che fanno, che vengono sempre risolti da amici facoltosi, genitori facoltosi, amici di amici dei genitori, e tutte le colpe vengono sempre addossate ai poveri o agli amici che non hanno la stessa cerchia sociale. Logan a me ha sempre dato l'idea di quel tipo di ragazzo che prende una ragazza perché gli piace, ma poi vuole cambiarla e la vuole sempre far sentire a disagio e non adatta per quello che è, non abbastanza rispetto a lui, e quindi inizia a criticarla, inizia a dire perché non ti metti questo, perché non ti metti quell'altro. Vuole tipo farla diventare a sua immagine e somiglianza, anche se l'ha presa che era totalmente differente da lui. Oppure molto spesso la vuole
vuole far diventare tipo una versione più giovane di sua madre. Quelli che molto spesso non sanno assolutamente che cosa farti, e anzi molto spesso non vogliono nemmeno pensarlo, e tipo ti fanno quei regali tipo la Birkin di Rory, qualcosa che non ha nulla a che fare con lei, ma è semplicemente un'idea riciclata da qualcun altro che non ha nulla a che fare, che non conosce quella persona, ma che lui fa perché non ha voglia di pensare. Quei tizi che ti trattano male e poi boom, ricompaiono con un regalo costoso credendo: oh, ricompriamo il tuo amore, ricompriamo la tua fiducia, perché vogliono tipo legarti per continuarti a trattare male. E poi quando vedono che effettivamente te ne stai andando, puff, proposta di matrimonio, così rimani lì incatenata per sempre. Ecco, secondo me la Rory di Logan è la parte più bassa del personaggio, e onestamente Logan con la Birkin dattela in faccia. Come avrete capito, io sono decisamente team Jess, decisamente perché Milo Ventimiglia ha il taglio di capelli più carino rispetto a tutti gli altri. Oltretutto Milo Ventimiglia è ancora figo, anche gli altri sinceramente, ma questo è un altro discorso. Secondo me Jess è la giusta controparte per Rory, sia perché riesce effettivamente a spingerla oltre i suoi limiti, ma anche una serie di motivi. Sedetevi, accomodatevi. Prima fra tutti, amano i libri, entrambi hanno una passione per la lettura, ma soprattutto riescono a parlare e a fare battute sullo stesso bagaglio pop. Rory senza i libri, senza il bagaglio pop, non è assolutamente Rory. Ha bisogno di qualcuno sulla sua stessa lunghezza d'onda. Altro motivo, entrambi hanno delle madri eccentriche, ok? Lorelai non è proprio così eccentrica, la madre di Jess è eccentrica anche in un senso molto negativo, però anche lei aveva le sue manie, tipo andare alle ferie rinascimentali, vi ricordate? Altro motivo, è l'unico personaggio nella serie che ha detto a Rory: smettila di fare la poraccia, quando stava con Logan e quando stava diventando tipo una vecchia copia di sua nonna. È l'unico che ha avuto il coraggio di dirgli: Rory, quella non sei tu. Inoltre si spronano a vicenda, vi ricordate quando Rory voleva mollare Yale e lui quando aveva quel blocco della scrittura? Insomma, si sono letteralmente stimolati a vicenda. Questo secondo me è una prova inconfutabile del fatto che Jess e Rory sono fatti per stare insieme. Ah, ok, queste erano le mie motivazioni, potete non essere d'accordo. Fatemi sapere perché ti fate le vostre antipatie sugli ex fidanzati di Rory Gilmore. Parliamone insieme. I suoi ex sono i nostri ex. Ditemi pure le vostre impressioni. Grazie mille per aver messo mi piace al mio video, per averlo condiviso. Così allarghiamo il discorso a altre fangirl di una mamma per amica. Fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!